con questo vento e la mia voce rauca, buongiorno, ho portato in sartoria il vestito ad accorciare per il battesimo, su Shein pagato tipo 35, accorciato altri 31, mamma mia, cara accorciatura, però me lo fa perfetto come piace a me, quindi sono contenta. E niente, adesso dobbiamo andare a Porta di Roma, che mia sorella invece il vestito se lo deve ancora fare. Qui sono riuscita a filmare brevemente uno dei vestiti che stava provando mia sorella per la cerimonia. Tra l'altro le stava bene, ma a lei non si piaceva. Ragazzi, ciao! Ciao! Siamo a Porta di Roma perché mia sorella, strano infatti, ha preso il vestito. Abbiamo già trovato, però non ve lo spoilero, vero? Sì, infatti di solito ci mette 40 minuti solo per girare un negozio e poi non lo compra. Invece appena siamo arrivati da Nuna Lai, si chiama, l'abbiamo subito trovato. Dalla vetrina? Dalla vetrina, sì. E poi niente, adesso dobbiamo comprare il regalo per il festeggiato, ma non abbiamo idea vaga, neanche minima, di cosa fare. Quindi stiamo un po' girando per i negozi, vedendo qualcosa che ci colpisca. E c'è Filippo che sonno ma non dorme, vero? Ragazzi, adesso siamo davanti a Marlou. Guardate che carini, ci sono anche per la maestra, gioielli. È abbastanza anche prezzi veramente onesti. Questa è la collezione mare estiva. Guardate, molto carina. Molto carina anche questa. Io mi vesto d'azzurro, sennò veramente la linea purple, andatela a vedere, è proprio carina. Ragazze, da Marlou abbiamo visto delle cose interessanti, ma ci abbiamo tipo 90 e stanno tipo 80, quindi abbiamo detto vabbè, intanto andiamo. Senti, abbiamo fatto più avanti. Senti, l'effetto cinema, brutta stronza, no? Ma io che so, la sceneggiatura, sì, sul fondo, sei... qua, sul fondo, oscurato. Cioè, che sei, la diva? Non ho capito. Boh. La diva de stoca. No, le sfoga, subito. Certo. Comunque ci vedete rilassate e sorridenti perché loro stanno così. Abbiamo fatto due per una, visto? Sì, oggi ci stanno i saldi, ragazzi. Da ogni pediatra. Certo, parli, eh. Alla fine sono uscita vincitrice, almeno in un negozio. Ho fatto il regalo alla maestra e uno per me stessa. Da Marlou, che tra l'altro ha dei prezzi super convenienti. Oh, ragazzi, questo è il regalo che ha fatto mia sorella, eh. Certo, adesso compro. Io l'ho fatto. Marlou, 20 euro. Questa l'hai comprata sola. Questa è per me, esatto. Poi l'ho fatto alla maestra, che poi... Ho speso più di lei, sempre stesso negozio, però di più. Brava. E poi l'altro regalo di più. Sì, c'è sempre un altro di più. Noi ci siamo fermate, ho preso il tè senza zuccheri, mio figlio si è svegliato, betta acqua. Adesso tu dormirai. Ah, lo stai a fare le magie, vai. Harry Potter, Avada Kedavra. Ragazzi, allora sono tornata a casa esattamente in realtà 3 ore fa, ma praticamente Filippo non è che mi ha assorbito di più, tra l'altro entrambi siamo catarrosi, per cui ho dovuto fargli il Rhino Wash, che è stato un incubo, quindi l'ho dovuto collare 6 giorni. Adesso dorme, quindi è la prima volta che dorme da questa mattina, teniamolo buono. Volevo farvi vedere le cose che ho comprato da Marlou per me e per la maestra, sperando di non rovinare il pacchetto perché gliel'ha fatto carino, quindi non vorrei tipo che sembrasse rovinato. Ah no, è fatto con lo stretch. Allora, questa è la scatolina, tra l'altro li metto molto carini, e gli ho fatto questo qui che è un braccialetto, cioè hanno tutta una collezione, diciamo, lunare. Beh, un po' tipo stellare, queste cose qua. Gli ho fatto questo braccialettino. Tra l'altro voglio accompagnarlo con delle foto di Aurora. Però devo stamparle. E la confezione è molto carina. Poi c'è un cuoricino con scritto "per dirti che sei speciale". Ovviamente io ho partecipato anche al regalo della classe, però in particolare a lei volevo fare un pensiero, insomma una sciocchezza, però mi faceva piacere.
Mentre per quanto riguarda me, ho preso questo per il battesimo, ragazze. Siccome uso un abito che ho ricevuto da Shein, è vero che è per accorciarlo, raga, 30 euro. Cioè, quel vestito costa 35 e l'accorciamento costava 26. Però col fatto che l'ho fatto a pochi giorni dall'evento, per la velocità mi ha detto altri 5 euro di sovrapprezzo, 31. Infatti è pronto da oggi pomeriggio barra domani mattina. Vabbè, comunque, insomma, ho detto vabbè, mi compro anche dei gioielli, costavano veramente poco, ragazzi, in tutto ho speso 58 e ho preso questo che è tipo un punto luce molto semplice. Visto che è scollato il vestito, metterò un punto luce proprio piccolo. C'era pure più grande, però non mi piaceva. Ma la cosa comunque bella sono gli orecchini in abbinato, che adesso vi faccio vedere. Sono così, molto lunghi. Sicuramente se uno ha i capelli corti o raccolti sono più belli, vi dico la verità. Io non so se mi tirerò un pochino dietro così o li lascerò sciolti, però mi piacevano, li ho presi. E niente, adesso li tengo nelle confezioncine, anche perché così almeno evito di annodarli, perché io dico ma perché devo tenere tutto così, occupano un sacco di spazio, in realtà è meglio perché poi evitano di annodarsi. E basta, qua c'è il regalo, alla fine l'ho fatto a Roma Store e l'altro farò un bigliettino per il battesimo con dei soldi, insomma. Basta, questo è quanto. Adesso mi metto un attimo a editare e poi dopodiché vado a prendere Aurora. Latte e panna, voglio. Esatto, mo lo prendiamo. Non mio amore che vuole. Aurora, dimmi. Anche se io sono felice che hai urlato. Sei felice che non ti ho urlato? No. Senti, ma vogliamo dire alle ragazze perché siamo a casa e non al parco giochi dopo il gelato? Lo vuoi dire tu? Perché ho fatto polline più veloce e poi avevo fatto tutto vedere e siamo andati a casa. Perché tu hai corso e mamma che ti diceva? Esatto, perché stava su un marciapiede con in lato le macchine, mentre io stavo ferma con Filippo. Ha iniziato a correre così, vero? Sì. E poi tu ti sei spaventata. Mi sono spaventata, certo, c'erano le macchine, tu correvi, ti dicevo ferma e tu non ti fermavi. E allora che ha deciso di fare, mamma? Di portarti a casa. Esatto, adesso abbiamo parlato, è vero? Sì, abbiamo parlato perché lei era felice. E io sono felice, ti ho perdonato. Sì, hai perdonato tanto. E devo dire una cosa io. Che c'era la maglietta col gelato? No. Che cosa? E sì, devo dire una cosa con il libro. Ma lo sapete che io ho preso tutto per domini e ho tolto per pacco d'occhi. È vero, adesso lo porta solo per dormire il ciuccio, perché sì. È diventata grande. Sono diventata grande. Lo sai chi è questa? Biancaneve. Biancaneve. Vediamo la tua a neve. Certo. Allora ragazzi, stiamo cucinando le polpette. Le polpette. Come si fanno le polpette, papà? Così. Allora, prima dobbiamo fare l'impasto, giusto? Sì. E ci mettiamo la carne. Ok. Poi ci mettiamo il formaggio. Poi papà. Segniamo. Comincia a mischiare tu. Papà ti mette un po' di sale. Vai, mischia per bene. Mischiando?
Papà mette un po' d'aglio in polvere. Un po' di pepe. Poi ci fa un uovo e un po' di pan grattato. Giusto papà? Sì. Nel frattempo Aurora mischia. Brava, mischia tutto, so. Brava, sì. Abbiamo fatto bene l'impasto. Adesso dobbiamo fare le palline. Prendi un po' di impasto, lo metti sul palmo e giri. Brava, brava, giro, 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 giro. Bravissima. Sei bravissima. Dai. Non fare tante polpettine così. Piccola, piccola. No, piccola, piccola, troppo piccola, no, papà. Così, vai, gira. No, è troppo piccola quella, papà. Tieni, con questo, tieni, questo qua. Mettilo. Ma così la posso fare. Sì che la puoi fare. Ma qua, te. Gira, gira sulle mani. La posso farla. Ok, per me ne 10. 10 polpette dobbiamo fare. Sì. 10 per me. E chi se le mangia le 10 polpette? Noi. Tutte tu? No, tutte voi. E io tu e voi tanti. Tu due e noi tante? Sì. Tu sei bello, bacino anche tu tanto. Io tante e voi siete una. Aspetta, ma è cambiato. Tu tante e noi una. Una. Quindi le mangi tutte tu? Sì. Oh, sì, questa polpetta ultima che stai facendo è un capolavoro. Che ecco le polpettine di Aurora. Poi che si deve. Adesso ci serve che devono cuocere e poi mettiamo il sugo, va bene? Io voglio. Andiamo a cuocerle. Eccoci qua ragazzi. Aurora sta gradendo le polpette con il riso con Jack, che è quel riso senza calorie. Com'è papà? Stasera pranzo in giardino. Cena? Cena, scusate, in giardino. Io invece ho mi sono fatto di Prozis il chili con carne e con il riso, mentre anche Ele le polpette con il konjac. Invece di whisky, Kira whisky le briselle. Guardatela la bilancia. Pesi, pesi. Per fortuna le verdure. No. Io non ce la faccio. Giusto due cosette. Ragazzi, dopo la Spirantodis hanno deportate nel magazzino. Sì. Da che dovevamo comprare due cosette, abbiamo fatto due buste per uno di spesa. Però alla fine al Todis, vai, dilla, quella che mi ha detto a me, sì. Che? Si risparmia. C'è pure il suggerimento, visto? Sì. Mo entriamo dalla porta antipanico. No, lo devi rifare. Comunque così. Come potete vedere siamo da Pittarosso, che non è la stessa cosa di Pittarello. Pittarello c'ha un po' più di offerte. Comunque il panico se non te l'avevano da quando l'aprivi, la mantenere quando l'aprivi hai sentito spam. Sì, tipo ragazzi, la scippola. Ha dormito 5 minuti, 20 dai. Dove sono andati 20? Ma infatti. Saranno 7. 7 minuti. Tutto per farmi ci crede, tipo ah sì, adesso dorme, che bello, e poi. Tu sei riposata? Ci fai venire a noi per i fitti. Da Pittarosso siamo venute principalmente per trovare delle scarpe aperte, dei sandali con un tacco diciamo medio basso da tenere tutto il giorno per le due cerimonie, anche perché da quando siamo mamme veramente i tacchi sono difficili da portare, soprattutto con i bimbi piccoli. E niente, ce n'erano un paio che mi piacevano, però purtroppo al piede non mi piacevano come stavano, oppure quelle che guardavo erano sempre i tacchi poi troppo alti e quando li provavo mi facevano male. Vi faccio vedere giusto due paia che avevo messo, vedete, ero indecisa tra queste due, però alla fine poi non mi convincevano. Quelle di mia sorella, guardate che bella invece. Allora, col sottofondo di mia sorella che canta la ninna nanna, vi faccio vedere al volo.
la spesa che ho fatto da Todis, da Pittarello, sì, siamo tornati a casa. Allora, ho preso questi che sono i pomodorini piccadilli, che ci facciamo generalmente sempre le friselle. Poi questi qua che adoriamo, sono dei panini ai cereali sottili per toast e vengono veramente bene anche in friggitrice. Vabbè, poi carta igienica che serve sempre. Perché? Poi per Aurora i Kinder Pinguì. Per pranzo ho voluto prendere questi due che sono praticamente dei super spiedini. Uno è fatto con le zucchine all'esterno e uno con le melanzane. Credo che dentro sia carne macinata. Poi ho preso uno stracchino da mangiare insomma insieme alle frise. Stessa cosa, ciliegine. La ricotta, perché mia figlia ultimamente è patita di pasta con la ricotta. A me piace tantissimo poi. Poi ho preso lo squeezy 100% frutta, pera e mela, e per Filippo, sempre per mio nipote che verrà a pranzo. Ho preso i mini hot dogs. Poi ho preso un po' di affettato, speck e praticamente tutta fesa di tacchino o petto di pollo, perché questi se li mangia un botto Claudio. Il salmone, per fare il salmone la pasta. E poi le pesche, questo è quanto. Adesso in teoria mi devo levare lo smalto ai piedi, perché mi devo fare i piedi per la come si dice, per le festività, ma vado prima a lavare il Natale. Per le festività di Natale. Ragazze, sono uscita, sono venuta a prendere Vale e nulla, intendo l'uscita, sono arrivata 5 minuti prima per paura di fattarmi. Ho lasciato mia sorella con il bimbi, ma Filippo dorme, quindi almeno un'oretta. Ragazzi, ecco, siamo a casa, ci sono le friselle, poi mia sorella gli ha fatto pasta al burro, ma quel poveraccio di tuo figlio non voleva pasta al burro, dirlo, vale? Può non mangiarla. Voleva... Non mangio perché ho fame. C'è una parente speciale nostra che dice che la pasta al burro è la pasta dei cornuti. Questo io, per questo gliel'hai fatta? Sì, perché lui è cornuto. Bene, meno male che c'è tu, zia Vale. Ragazzi, vabbè, a parte mia sorella, sono un disagio. Stavo sistemando un po' dietro. È uscito un polmone. Eh sì, aspetta. Sta vedendo il video e leggendo i commenti. Cosa ne pensi? No, vabbè, onesto. Che c'ho tanta pazienza. Tant'è che rimangono non commentati, però... Non risposti. Certo, sennò dovrei sbroccare ogni volta. Non capisco, dico la verità, perché io... Per me dovrebbero essere messi a pagamento i social, cioè i commenti. Così almeno uno, quando commenta, che vuole dire la propria, spende qualche centesimo, allora ci pensa prima di scrivere stronzate. È inutile pagare le stronzate. Però così non potrebbe andare bene. Un po' come quando gli SMS erano a pagamento. Esatto, uno mica scriveva a scema. Scriviamo tutte cose strane, tipo ci vediamo a bar. E quando con d. Vabbè, insomma, c'avevamo un disagio. Filippo è tipo un'ora che dorme, mi fa strano perché non dorme mai così tanto. Ragazzi, buonasera, non so Ele fino a che punto vi ha reso partecipi della giornata, ma io sono tornato da lavoro, guardate sto sole, mi fa abbronzato. Sì, ma sempre. Mamma mia, magari. Io sono là, non so. No, vabbè, Ele purtroppo sta avendo a che fare con questa peste. Con sta peste di Filippo, che è al contrario di Aurora, no, in realtà lui è bravo, è stato sempre bravo, però al contrario di Aurora sta mostrando molta più difficoltà nello svezzamento. Perché? Perché non mangia. Esatto, non vuole mangiare, ma vuole solamente la tetta. E io non ne posso. E quindi sputacchia il mangiare, poi però piange perché ha fame e si vuole attaccare. Sta mostrando un po' di come si dice, di contrasto allo svezzamento, però piano piano mo, questi 3 giorni che io sto libero perché domani non lavoro, magari faccio rilassare un po' Ele e ci provo io a farlo mangiare, così per qualche giorno fa esaurire me, perché Ele però altrimenti tra casa e tutto va in giro, fai le cose, poi con lui così dopo un po' è normale che uno si stressa. Manco un parrucchiere ho trovato.
Questa cosa mi dispiace troppo. Infatti gli ho detto, ma vedi oggi se non trovi nessuno. Non è riuscita a prenotare manco il parrucchiere per la comunione e il battesimo, anche perché voleva anche schiarirsi. Voleva anche schiarirsi e ero felice, perché mi piace troppo quando si schiarisce. Però purtroppo, mo vediamo, vabbè, dopo settimana prossima se riuscirà a trovare un posto. Stiamo andando al parco giochi. Anche se Aurora neanche oggi se lo merita. Anche se Aurora, allora ieri raga, non ve l'abbiamo raccontato, siamo venuti al parco giochi. Abbiamo preso il gelato, poi Aurora non ha ascoltato e si è messa a correre in mezzo alle macchine. Ovviamente ci siamo spaventati, Ele si è spaventata e siamo tornati a casa, perché deve capire che deve obbedire, specialmente in queste situazioni. Oggi lei ci ha promesso che fa la brava. Stiamo andando a prendere un gelato perché vuole di nuovo il gelato. Lo ieri. Proviamo ad andare al parco giochi, quello di ieri, che sta praticamente via Ugoietti, non mi ricordo come si chiama. E niente. Via Ugoietti. Domani sarà una giornata abbastanza piena, quindi oggi pomeriggio niente, ci rilassiamo al parco giochi, la facciamo sfagare un po' e poi torneremo a casa. Poi vabbè, vi faccio qualche ripresa. Guarda, faccio vedere Filippo con lo svezzamento. No. Magnatelo te. Via. Via. Cosa? Com'è? Ma che non mi ha? Vieni. Amore. Mamma, vieni. Dopo. Brava, vai a cavallo. E ragazzi, sui gommoni è voluto andare con la mamma, che non è stata molto felice. Ma non lo so guidare. Come non lo so guidare? Sei guida la macchina. Audi guida tua papà, eh. Palline, siamo andati sulla barca e adesso sui gonfiabili. E chi la ferma? Vai papà, sali. Fammi vedere come scivoli, dai. E vai, sali. Questo è il momento gioco col fratellino. Vai, dindalo, fai dindalo. Devi fare dindalo col fratellino. Piano. Porello. Va bene, va, lo faccio io. Che fai a papà? Giochi con i giocattolini. Con i giocattolini giochi. Ecco. Me li mangio papà, non ci gioco. Piano. Ragazze, per cena le frise si ripetono, eccole qui. Poi Claudio ha messo mozzarelline, olive e mortadella. Buona cena! Ragazzi, dalla mia faccia allegra e sveglia vi do il buongiorno. Praticamente ieri poi dopo cena siamo andati a dormire e non abbiamo chiuso il vlog, lo faccio io adesso. Spero che come sempre vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate e lasciate tante pollici in su. Vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo video.